Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi sono stati pubblicati e ovviamente è uscito il nuovo Crisis Dungeon. Crisis Dungeon, ovvero la caverna dei G, che è uscita nelle sue varianti Hard e Very Hard. Prima di cominciare questo video vi ricordo che è possibile ovviamente scambiare, essendo l'inizio del mese, all'interno dell'exchange shop, se non l'avete ancora fatto con le Crisis Medal, la copia della Buster Sword, se non l'avete ancora ottenuta. E adesso, novità, abbiamo anche i ticket, anzi un ticket 5 stelle garantito da riscattare una volta al mese, quindi se non l'avete ancora fatto, riscattateli. Sono anche usciti i risultati dei, diciamo, della battaglia della Gilda. Ci siamo classificati 83esimi, se non mi ricordo male, quindi tanti complimenti ovviamente a tutti i ragazzi che hanno partecipato e che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato. Considerando il fatto che non abbiamo pullato Vincent, è veramente tutto oro che è tutto grasso che cola. Comunque, ritorniamo al video di oggi. Parliamo della difficoltà hard. Difficoltà hard della caverna dei G, dove abbiamo comunque un boss che già abbiamo imparato a conoscere diverse volte, ovvero il Maul Crawler. Boss debole a tuono e terra, resistente a vento, però come potete notare ha la capacità o comunque ha l'inclinazione ad essere più debole nei confronti degli attacchi magici, anche perché lui comunque si indebolisce, ha la possibilità comunque di essere debuffato dal punto di vista magico, a differenza di quello fisico, e quindi di conseguenza il gioco, tra virgolette, ci suggerisce di utilizzare comunque dei personaggi magici. Personaggi magici tuono e terra ovviamente ne abbiamo. Abbiamo Vincent come terra, abbiamo Lucia come terra, abbiamo anche Tifa, se non mi ricordo male, come elettrico tuono, quindi come magico elettrico tuono in questo caso. Quindi abbiamo comunque diverse possibilità. Io ho utilizzato un team diverso, anche perché se notate all'interno del dungeon abbiamo comunque l'attacco magico potenziato, l'attacco terra potenziato, ma abbiamo anche l'attacco ghiaccio potenziato. Quindi questo mi suggerisce il fatto di poter utilizzare comunque dei personaggi di tipo ghiaccio, soprattutto magici. Quindi il mio Sephiroth era già lì che si stava sfregando le mani. Per quanto riguarda i nemici, abbiamo diversi nemici che comunque conosciamo e che possiamo tranquillamente buttare giù. E ovviamente tutte le schede con già le iconografie dei boss sono disponibili sul mio Discord, quindi potete tranquillamente entrare su Discord per suggerimenti. E vi ricordo anche che la Gilda 2 sta ancora reclutando, quindi se volete siete ben accetti. E ovviamente discorso particolare ovviamente per il fatto che ci sono alcuni nemici deboli alla terra, alcuni nemici deboli al ghiaccio e due soli nemici deboli al tuono. Questa cosa del nascondere tra virgolette i nemici è una cosa che a me non piace, perché è vero che tu mi fai vedere il boss finale e quindi io posso costruire un team attorno al boss finale, ma tutti quanti gli altri nemici io non li conosco, cioè dovrei basarmi fondamentalmente su questi potenziamenti e cercare di costruire un team. Solo che poi se io costruisco un team con questi elementi o cerco di fare un team coordinato con questi power up, potrebbe anche succedere il fatto che venga sopraffatto dai nemici, perché magari non ho i personaggi abbastanza forti. Quindi cercare magari di capire effettivamente quanti nemici ci sono e soprattutto chi, mi permetterebbe di gestire meglio il team. Infatti io ho utilizzato dei team sia per la difficoltà hard che per la difficoltà very hard, che sicuramente non avrei utilizzato in un secondo luogo, ma avrei comunque potuto variare e avrei comunque potuto fare una strategia diversa. Va bene, comunque sia, questi sono i nemici, i power up ovviamente magico, terra e ghiaccio, ovviamente i crisis level a partire da 148.000 fino a 197.000, quindi anche la difficoltà hard adesso come sempre ha una diciamo ha una sorta di impennata per quanto riguarda il battle power. E questo è il team che sono andato ad utilizzare io.
un team che effettivamente è molto forte, sulla carta mi rendo conto essere un team veramente forte, perché ho buildato fondamentalmente Sephiroth come DPS in generale, però con ovviamente la sub weapon ghiaccio, perché appunto abbiamo il boost di potenziamento ghiaccio, mentre invece Cloud l'ho sfruttato perché appunto Cloud è uno dei personaggi più forti che possiedo come tuono. Ho detto va bene che non utilizzo tuono magico, sti cazzi, vado con Cloud che comunque sia è forte, mi consente di fare tanti danni e quindi me lo sbatto lo stesso, anche se è fisico. E poi Matt, che in questo caso ho voluto sfruttare un po' come tutto fare, anche se in realtà Matt in questo caso lo sfrutto come curatore e innalzatore di barriera magica, anche se come innalzatore di barriera magica sinceramente l'ho sfruttato poco. Avrei potuto sfruttare magari il siringone per fare magari difesa fisica e magica contemporaneamente, però in questo caso ho voluto volevo coprirmi, diciamo, dal punto di vista magico, proprio perché il Maul Crawler è molto forte dal punto di vista magico e inoltre riduce anche la nostra difesa sia fisica che magica, quindi ho detto va bene, nell'eventualità almeno dal punto di vista magico mi difendo, anche perché ammetto ho messo la limit per l'appunto del Giant Shield proprio per permettermi comunque di gestire sia difesa fisica che magica. Vi faccio vedere al volo il mio setup con un Sephiroth estremamente forte dal punto di vista magico, 5000, quasi 500 punti in attacco magico, 11000 HP che sono più che sufficienti, tutte ruine che mi servono per incrementare le stats e poi arma primaria la Protector Blade e arma secondaria ovviamente la Winged Edge, Summon di Shiva perché ovviamente sono più affine al ghiaccio e poi come sub weapon Sun Umbrella ed Electro Cannon obbligatori per questo Sephiroth e poi ho messo praticamente l'arma di Matt, la Slick Beetle, per potermi incrementare gli HP e il boost critico nell'eventualità dovessi utilizzare l'attacco non elementale. Infatti, come potete vedere, ho il boost magico portato al massimo, boost magic ability portato al massimo e il magic ability mastery che stacca con il boost magic ability potencies. Boost magico ghiaccio, anzi boost ghiaccio in generale soltanto di livello 3, un po' bassino, però sinceramente parlando va bene così. Va bene così perché appunto avere comunque il boost magico e il boost abilità magica mi consente comunque di fare parecchi danni anche con un boost elementale più basso. Avessi avuto il boost elementale ovviamente magico alto avrei fatto ancora più danni, ma sinceramente mi accontento così. Matt, come vi stavo dicendo prima, appunto curatore e difesa magica, diciamo incentrato su questo, e come sub weapon tutte armi che mi incrementano la durata dei buff e dei debuff, gli HP e ovviamente anche l'healing, che giustamente è un fattore importantissimo, infatti lo abbiamo portato a 2858, che non è affatto male, con ben quasi 12000 HP. Per quanto riguarda Cloud invece abbiamo tantissimi HP, grazie anche alla Glavenus Sword, ottimo rapporto di attacco fisico di ben 4600 punti, tutte materie che mi servono ovviamente per incrementare le stats e poi tutte sinergie che mi permettono di incrementare la sinergia elettrica e la sinergia dell'attacco fisico e dell'abilità fisica. Infatti boost fisico siamo praticamente overcappati, boost tuono addirittura di livello 8 e il boost abilità fisica addirittura di livello 4. Quindi un Cloud molto molto offensivo che cerca in un qualche modo di poter diciamo di poter fare danni anche dove il danno fisico è leggermente svantaggiato. Detto ciò, non credo che ci sia altro da dire per questo dungeon, vi lascio ovviamente alla mia run non commentata perché non credo che ce ne sia bisogno e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye! これより戦闘状態に入る。
状況を把握。応戦する。 状況把握。応戦する。さて、一応一号急に。